Si deciderà un campionato, scopriamolo insieme. Pronostici, 27esima giornata di Serie A Team. Vai con la sigla. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Come avete potuto prima vedere nella intro, in questo video andiamo a vedere insieme i pronostici della 27esima giornata di Serie A. Una giornata veramente fenomenale, fantastica, tre big match importantissimi, se vogliamo anche un quarto. Il sabato si apre, quindi la 27esima giornata si apre con un big match incredibile che veramente neanche voi potete crederci. Ebbene sì, Spal-Bologna. Spal Bologna è un partitone veramente tutti quanti la dobbiamo guardare. La Spal che ha vinto l'ultima partita contro il Crotone, il Bologna ha vinto 2-0 contro il Genoa, molto in forma. Io vi do un X2, secondo me la Spal non continuerà a vincere, se massimo un pareggio. La Spal di solito in questo campionato è solita ad andare sotto e molte volte recuperare. Invece il Bologna, secondo me adesso si riprenderà e continuerà a vincere. Quindi vi consiglio un X2. Cosa significa X2? Che o pareggio o vince il Bologna. Questo penso che lo sapete, tanto mi sta a risalire il pollo che ho mangiato prima. Andiamo avanti perché alle 18 di sabato pomeriggio un partitone. Questo è veramente Lazio-Juve. Si decide un campionato sabato, raga. Difficile, difficile, difficile. Comunque la Lazio, molto arrabbiata, vuole a grinta perché appunto è stata eliminata ai calci di rigori contro il Milan, quindi ha molta più grinta rispetto a prima, ha molta più rabbia, e vuol mettere in difficoltà la Juve come è successo all'andata. La Juventus, ragazzi, ma mercoledì al ritorno col Tottenham, forse non si sa neanche se ci sarà Higuain. Secondo me deve riservare un po' di energie. Dybala gioca, ce l'ho al Fanta, Dybala gioca finalmente. Secondo me la Juventus verrà messa veramente molto in difficoltà dalla Lazio, come è successo l'andata. Se la Lazio ha messo in difficoltà l'andata la Juventus in casa, non vedo perché non lo debba fare al ritorno. In casa della Lazio adesso. Io vi consiglio un gol. Cosa significa gol? Entrambe il punto di squadra devono aver fatto almeno un gol. Alle 20:45. Ah, Napoli-Roma. Il Napoli in forma, la Roma è una merda. Uno fisso, senza discutere. Uno fisso, non c'è bisogno di dirlo. La Roma, appunto, è in un periodo fuori forma. Non penso che adesso andrà a mettere in difficoltà al Napoli. E non penso che gli farà buttare un campionato al cesso. A mezzogiorno e 30 di domenica, Genoa-Cagliari. Anche questa bellissima partita, se la vogliamo chiamare partita. Io vi consiglio un no gol. Di solito, ragazzi, le partite di mezzogiorno finiscono sempre con pochi gol. Non vi consiglio un under perché forse è quotato poco. Con punto su due squadre di merda. E con tutto rispetto, Genoa-Cagliari no gol. Cosa significa no gol? Che appunto o il Genoa vince però il Cagliari non deve aver fatto gol, o il Cagliari vince però il Genoa non deve aver fatto gol, o la partita finisce 0-0. Capito ragazzi? Molto bene. Andiamo avanti perché alle 3 ci sono ben 5 partite. La prima è Torino-Crotone 1 fisso. Il Crotone, anche se ha perso l'ultima, non penso di mettere in difficoltà il Torino. In casa il Torino dovrebbe farcela. Non penso che andrà a perdere punti come nell'ultima partita contro la Verona, che ha fatto saltare tutte le schedine d'Italia. Udinese-Fiorentina, sempre alle 3 gol. Entrambe le squadre segnano. Diciamo ragazzi che queste due squadre ormai sono fuori dalla corsa Europa. Io vi consiglio un gol, quindi entrambe le squadre devono aver fatto almeno un gol. Benevento Verona. Ragazzi, compratevi maglie del Benevento, c'è per il Benevento TV apposta per vedere il Benevento. Domani tifo per il Benevento. Dai Benevento uno fisso. Se non vinci questa partita, veramente dico io, te ne devi andare in Serie B. Questa qui devi assolutamente vincere. Quindi dai Benevento, dai Benevento, dai Benevento. Sempre alle 3 Atalanta-Sampdoria. Questo, se vogliamo, è il terzo big match. Se vogliamo, se, però, più che big match, secondo me è una bella partita.
Comunque, ragazzi, Atalanta e Sampdoria, cosa vi consiglio? Un gol, entrambe le squadre segnano. Due squadre che hanno un buon attacco. La Sampdoria ha vinto l'ultima, l'Atalanta non ha giocato l'ultima. Io vi consiglio un gol, entrambe le squadre segnano. L'Atalanta è molto ostica in casa, quindi non penso che la Sampdoria farà colpi di scena. L'ultima partita è quella di Chievo Verona Sassuolo. Non penso che ci siano problemi per giocare questa partita. Secondo me un under 3,5 ci sta tutto. Perché under 3,5? Innanzitutto cosa significa under 3,5? Che in tutta la partita secondo me vedremo meno di 3 gol. Quindi meno di 3 gol in tutta la partita. Perché vi consiglio un under 3,5 e non un over? Ragazzi, semplice, perché il Sassuolo è il peggior attacco in tutta Europa e il Chievo è il quarto peggior attacco in tutta Europa. Quindi penso che mi sono spiegato molto bene. Due squadre veramente che quest'anno hanno deluso e niente. Ragazzi, come sapete voi, io manca Milan-Inter, ma come sapete il Milan non lo gioco, anche se vi consiglierei, come tutti i milanisti, la vittoria del Milan, anche se per una volta è favorita il Milan, però non ve lo dico. Cioè, se volete mettete 1, io vi consiglio 1, ecco, vi consiglio un 1. Dunque ragazzi, questo video finisce qui, ditemi se vi siete già giocati una schedina, se vi giocherete la mia schedina che giocherò domani mattina. Dunque ragazzi, questo video finisce qui, se vi siete persi l'ultimo video vi lascio qui sotto il link in descrizione, vi ricordo di lasciare un bel like, di iscrivervi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video, bella, ciao!